Dal parcheggio Prandina a Piazza dei Signori ci sono 700 metri, a piedi 10 minuti al massimo. I 300 posti auto gratuiti sono invitanti e camminando sotto i portici di Corso Milano si incontrano decine di negozi prima di arrivare in piazza. Abbigliamento, mobili, agenzie di viaggio, enoteche, banche, bar e ristoranti, ma anche qualche serranda abbassata, segnali di crisi che il parcheggio, a detta dei padovani, può provare a combattere. Qualsiasi parcheggio dovrebbe essere utile. Perché poi è anche vicino al centro, tutto sommato. Sì. Sono favorevoli, c'è bisogno di parcheggio qui, assolutamente, qua non si può parcheggiare da nessuna parte. Però il 7 gennaio lo chiudono. E loro non sono d'accordo, spendono soldi per niente, per metterlo così in sicurezza per un periodo e poi dopo lo chiudono, non ha senso. Io abito da queste parti. L'unica obiezione è perché soltanto per un determinato periodo non organizzarlo in un modo definitivo, che è il problema mio, credo. Sì, non tanto il parcheggio quanto l'afflusso e il deflusso, e si ingorgerebbe Corso Milano. Detto dei vantaggi che il parcheggio può portare, ci sono altri punti di vista: l'orario di chiusura alle 21, troppo presto per baristi e ristoratori, il pericolo di ingorghi di auto all'ingresso e all'uscita dal parcheggio e soprattutto la delusione per la chiusura prevista al 7 gennaio. Un appunto, troppo presto chiude alle 8, troppo presto, veramente. Soprattutto per voi, insomma, che avete l'attività. Ma anche per le persone che vanno in centro per i negozi, se chiudono i negozi alle 7:30 non fanno, cioè, togliamo sempre una fascia di gente. Il pericolo è che il 7 chiuda, speriamo che invece vada molto bene e che si riesca a poter avere il parcheggio anche gratuitamente o comunque con prezzo agevolato per i lavoratori del centro, e che resti aperto più mesi possibile, almeno fino alla primavera. Certo che è una buona idea, dovrebbero farlo tutti i giorni per me. Però poi a gennaio lo chiuderanno e non si sa cosa succede dopo. Secondo lei cosa dovrebbero fare? Lasciare il parcheggio? Lasciarlo, perché è un casino venire in città. E poi metterei i tram, perché hanno paura, a Milano è pieno di tram e tutti girano. E poi magari in minoranza, ma c'è anche chi avrebbe preferito tenere le auto più lontane. Pensavo che era meglio se era un bel parco per i bambini.